c'era tra noi un gioco d'azzardo. Dai dati di un'indagine dell'ATS in provincia, il 49% del campione ha giocato d'azzardo almeno una volta nel corso della vita, il 42% l'ha fatto anche nel corso dell'ultimo anno e il 18% nell'ultimo mese. Nel 2016 sono stati trattati dai SERD, Servizi per le Dipendenze, della provincia di Bergamo, 365 soggetti per gioco d'azzardo patologico. Il 37,9% dell'utenza ha più di 50 anni e il 30,5% si colloca nelle fasce tra i 40 e i 50 anni. In più, un 9,2% di utenza sta nella fascia over 65. I soggetti residenti in provincia, presi in carico per la prima volta nel 2015, sono stati 282 ed erano 28 nel 2005. E questa è solo la punta dell'iceberg. Fate il vostro gioco è l'iniziativa che prende il nome dal titolo dello spettacolo in programma venerdì 7 dicembre, ore 9:30, presso l'Auditorium di Piazza della Libertà, che Comune e sindacati, con la collaborazione di Unipol e ATS, hanno realizzato convinti dell'urgenza ludopatia che si sta sviluppando anche nella provincia orobica. CISL insieme con CGL, con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, le associazioni dei consumatori, dei sindacati, quindi Federconsumatori, Adiconsum, i medici di base, l'ATS, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme con Unipol e anche col Comune di Bergamo, verrà appunto proposta alla cittadinanza il 7 di dicembre una conferenza spettacolo, un talk, grazie all'intervento di un matematico e di un fisico che hanno costituito una società Taxi 1729, che porta in giro per l'Italia gli studenti, ma anche alla cittadinanza in generale, uno spettacolo, una proposta di interazione, appunto un talk, uno scambio intitolato Fate il nostro gioco, e che ha come obiettivo quello di dimostrare che il gioco d'azzardo non sviluppa nessuna abilità, nessuna competenza, e non esiste mai una compensazione. Quando si perde non si deve necessariamente vincere, e anche provare, riprovare in continuazione non genera l'evento felice che ripaga di tutte le perdite precedenti. Quindi attraverso questo sistema di interazione, attraverso la matematica, si cerca di dimostrare che giocando d'azzardo si perde sempre.